Elena Bonelli, storica interprete della canzone romana, di nuovo protagonista sul palcoscenico. Roberta Amendola. La canzone napoletana è diventata famosissima e internazionalmente riconosciuta, universalmente patrimonio dell'umanità, e la canzone romana è sempre stata un po' dentro le mura romane e non è mai uscita al di fuori dell'Italia come proprio espressione della canzone popolare di Roma. Ed è un percorso che analizza secolo dopo secolo tutti i perché e i per come. Roma celebra Napoli all'antico Tiro a Volo, un concerto, una lezione, un viaggio che parte dal 1200 fino ad arrivare al cantautorato contemporaneo, un percorso storico, sociologico e culturale delle due espressioni musicali più importanti d'Italia, quella napoletana e quella romana, in musica. Roma è sempre stata una città di immigrazione, perché fin dal 1870, da quando è diventata capitale d'Italia, la gente accorreva, veniva a Roma per realizzare il sogno, perché era la capitale d'Italia, perché poteva offrire tanto. Purtroppo, dopo tanti secoli di immigrazione, Roma è diventata la città di emigrazione dei romani. Riscoprire e non dimenticare il grande patrimonio della canzone romana e avvicinarla ai giovani italiani e stranieri è l'obiettivo anche del progetto e del premio per i giovani cantautori, il concorso Dallo Stornello al Rap, arrivato alla terza edizione. Beh, il prossimo appuntamento è la finalissima del concorso Dallo Stornello al Rap, questo concorso che da 4 anni ormai fa scrivere ai ragazzi under 35 nuove canzoni su Roma e sulla romanità di oggi. Appuntamento alla Sala Sinopoli, Ritorno al Parco della Musica il 21 novembre.